Oggi parliamo di un curioso oggetto che è apparso nello shop americano. Poi arriva un nuovo aggiornamento per quanto riguarda l'app e un'aggiunta al sito lampiditesla.it. A tra poco. Bentornati a Lampi di Tesla. Oggi puntata leggera, ma rimanete fino alla fine perché c'è una bella novità che riguarda il sito. Allora, cominciamo invece dal sito americano di Tesla, però, dallo shop, perché ieri è apparso un nuovo oggetto in vendita al costo di $40. E parliamo del modellino, l'action figure di Optimus. Ora, a parte la curiosità dell'oggetto in sé, tanto è anche veramente bello perché è tutto snodato, è bellino come oggetto. Tra l'altro anche il suo caricatore, quello che va sulla schiena, quindi è bellino. Il problema è che da quando è stato messo in vendita, praticamente ha ricevuto così tante richieste che è andato innanzitutto subito tutto esaurito, ma il sito è andato in crash per 3 ore, tante erano le richieste, e poco dopo sono cominciati a apparire questi Optimus su eBay americano a dei prezzi allucinanti. Allora, intanto vi dico che ho già chiesto a un amico che vive negli Stati Uniti se riesce a recuperarmene uno, vediamo, magari. Però la cosa interessante è che praticamente ogni oggetto di merchandising ormai, o comunque qualcosa che può diventare da collezione venduto da Tesla, diventa istantaneamente un cult. E non è una cosa così scontata, cioè, ormai è diventato un marchio che fa diventare davvero tutto un cult da collezionismo istantaneamente. Mi ricordo per esempio quando è uscita la bottiglia, quella di tequila, quella a forma di lampo, tra l'altro io ce l'ho. E inizialmente era uscita in edizione limitata e costava circa $160-200, una roba del genere, ed è andata subito a dei prezzi allucinanti nel mercato nero del merchandising Tesla. Comunque vediamo se riesco a recuperarne uno. Aggiornamento per quanto riguarda l'app Tesla, l'aggiornamento numero 4.39.0. allora, nelle note di rilascio non c'è niente, bug fix, però andando a decompilare, chi lo sa fare, non io, si vede sempre il lavoro che c'è per finalmente creare l'app anche per Apple Watch, per chi è interessato a questo tipo di sviluppo. Ma in più sembra che ci sia qualche idea che riguarda l'intelligenza artificiale. Beh, staremo a vedere cosa salta fuori. E ora rimaniamo in ambito di intelligenza artificiale, ma torniamo sul sito lampiditesla.it. Come sapete, il sito è nato come landing page, diciamo che metteva un po' insieme i video del canale, quindi una landing page che rimandava al canale. Poi piano piano è cresciuta, abbiamo creato la sezione eventi, grazie a Fabrizio ovviamente, e quindi la usiamo per quando si organizza qualche evento, quindi viene molto comodo per le iscrizioni. Poi abbiamo aggiunto il forum poco tempo fa, insomma vi ho raccontato un po' le varie vicissitudini del perché abbiamo creato questo forum. Beh, da qualche giorno, sempre se guardate in alto, abbiamo messo anche referral, se guardate in alto c'è un nuovo pulsante che si chiama il bot, il robot. Perché? Perché Nico, che segue il canale, ha creato uno strumento veramente, veramente utilissimo, che utilizza ChatGPT per aiutarci a trovare informazioni che ci servono sulle nostre auto. Su cosa si basa questo TESS, l'ha chiamato TESS, questa intelligenza artificiale? Si basa sui manuali, per ora solo sui manuali delle auto, quindi voi quando entrate scegliete la vostra auto e poi scrivete una domanda, per esempio qual è la coppia di serraggio dei cerchi, visto che siamo in periodo di cambio stive invernali, oppure non mi viene in mente su quale asse devo mettere le catene con una trazione posteriore, oppure non so, tutte le domande che avete voi le scrivete
e lui, guardando il manuale, va a trovare le risposte. E questo è solo l'inizio, perché con Nico stiamo un po' lavorando, meglio, lui sta lavorando, io gli do le idee su come aggiungere altre informazioni a questo test, e quindi per rendere davvero, come dire, utile uno strumento che può essere davvero davvero importante per chi si avvicina al mondo Tesla. Quindi grazie davvero Nico, andate a vederlo, provatelo, fategli le domande giuste, ovviamente, che riguardano la vostra auto. E adesso un paio di ringraziamenti. Grazie mille per il supporto, come sempre. Comincio da Stefano, che mi ha scritto: al compimento del secondo anno della mia Model Y, bianca, interno bianco, vabbè, tutta bianca, va bene, un contributo per la continua opera di informazione e divulgazione sempre obiettivo e puntuale, piena condivisione del pensiero nello spirito della community, puntata 660. Beh, è andata bene quella puntata. Bravo e complimenti per il costante impegno, Stefano. Beh, grazie mille e tanti auguri per il secondo anno della tua Model Y. E poi Alessio, grazie, grazie davvero. Ci siamo sentiti via mail. Come sempre, preciso e puntuale, ormai sono 2 anni di Model Y. Anche tu, wow, fantastico. Speriamo nella Giga Berlin. Grazie di tutto, Alessio. Beh, vediamo un po' per la Giga Berlin. Ma prima della Giga Berlin, forse domani, sì dai, domani vi parlo del prossimo progetto dei lampi di Tesla. Sì, sì dai, domani ve ne parlo. In missione per i lampi di Tesla. Mi piace come titolo? Vabbè, ne parliamo domani. Questo è tutto per oggi, vi ringrazio come sempre e ci vediamo alla prossima. Ciao!